Padre, Figlio e Spirito Santo ci chiedono di imparare da loro ad essere forti come la vita, mentre i colori di giugno si aprono tutti, da ogni parte spuntano erbe, fiori, germogli, la luce è dolce in questi giorni e danza dal suolo, verdeggia le foglie e senti il canto degli uccelli. Padre, Figlio e Spirito ci dicono di imparare ad essere dolci come l'amore, perché solo l'amore ascolta i silenzi, disfa i nodi, unisce i pezzi. Solo l'amore cancella l'assenza e si eleva fino al perdono. Padre, Figlio e Spirito Santo ci chiedono di imparare ad essere leggeri come l'amicizia, amici veri che non ti vogliono simili a loro, che ti dicono quando sbagli, che ci sono quando ne hai bisogno. La Trinità ci dice che ci vuole forza, dolcezza e leggerezza se vogliamo la vita vicina. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
Parola del Signore. Spesso noi assomigliamo a quei pendolari che ormai viaggiano tutti i giorni con il volto infossato nei giornali, nei computer, mentre fuori accade il miracolo della vita. Spesso possiamo fare una vita così, in cui guardiamo solo dentro, intorno, appiccicati a noi, ma non apriamo gli occhi oltre. E il miracolo della vita spesso scorre e non te ne accorgi. Anche noi religiosi, spesso bloccati nei libri, nei riti, nei documenti, nelle chiacchiere religiose, senza alzare lo sguardo e guardare che davanti c'è la gente e c'è la fatica e l'amore delle persone. Mi piace questa festa, anche se è complicata, la festa della Trinità. Diventa difficile capirla, ma mi piace il fatto che Dio non è un numero tre. Dio è poesia, Dio è tenerezza, Dio è un bacio. Io non so dire niente di più di Dio. Per me è tenerezza, per me è un bacio, ed è lì che lo capisci. Mentre prima Dio appariva statico, immobile, nell'antichità, questa Trinità inserisce nella divinità una dinamicità. Dio si muove, Dio cammina e, come diceva Gandhi, Dio cammina a piedi, va lento perché vuol vedere, ascoltare. Dio ascolta. Dio nella Bibbia addirittura cambia idea, non è mai statico. Dio è capace di amare e vuole fare casa con noi. Io mi sento a casa, e lo si dice tante volte a Romena, che quello che alla fine ognuno di noi cerca è un pezzo di pane, è un po' d'affetto e di sentirci a casa da qualche parte. Cerchiamo solo quello, e sentirmi a casa vuol dire accettare la diversità, vuol dire perdonare. Vuol dire permettere alle persone di crescere, perché se ami una persona, tu vuoi che fiorisca, non vuoi che sia sottomessa. Vedete, tutta la realtà ha dimensione trinitaria, non c'è niente di nuovo, è tutto trinitario. La vita è verticale, orizzontale, interiore. Noi siamo corpo, mente, anima. Lo spazio è lunghezza, larghezza e profondità, il tempo è passato, presente, futuro, tutto è trinitario. E quello che possiamo fare in questa dimensione trinitaria è trovare l'armonia delle tre parti. Vedete, io dico spesso che non c'è una coppia perfetta, c'è una coppia in armonia o non in armonia. Vuol dire sono cose diverse, un più e un meno, che danzano insieme. E quando è che si gode? Quando presente, passato e futuro sono tutto lì. Quando non c'è divisione nelle cose che hai e nelle cose che vivi. Vedete questo Dio vivo che dice io starò con voi tutti i giorni, anche quando dubitate. Anche quando mi tradite, anche quando mi rinnegherete, quando scapperete, io starò lì. Ci starò senza condizioni, solo perché non posso fare altro che amare, che perdonare, finché non ci sarà armonia, finché non staremo bene tutti insieme. Io non vi lascerò, io non mi arrenderò. Vedete, noi e Dio ci incontriamo nei gesti che l'amore sa inventare. Quello che mi emoziona è che Dio nella Bibbia, quando ama, fa gesti molto umani, piange, accarezza la bara di un bambino morto. Se vedete, Gesù fa gesti molto umani. E noi, le poche volte che riusciamo ad amare, io ho visto tanti di voi,
siamo capaci di fare gesti divini. Mi ricordo una mamma che stava morendo, la bambina di 10 anni di leucemia, e vederla piangere, e scendeva le lacrime, e lei, perché non cadessero nelle mani della bambina che stava morendo, si muoveva la bocca, beveva quelle lacrime perché non scendessero giù. Questa roba qui non è umana, è divina, è molto di più. E allora credo che abbiamo bisogno tutti di un Dio vivo, che è Padre, creatore di tutto ciò che esiste, che è Figlio, germoglio di tutti i segni viventi, che è Spirito, amore che guida il creato verso la sorgente. Abbiamo bisogno sempre di più, ora più che mai, di uomini e donne vive. Vedete, quando si ama una persona, la parola che ti nasce dentro è questa: voglio che tu non muoia. Quando ami una persona lo gridi dentro, anche se non lo dici mai: voglio che tu non muoia. Ma non solo fisicamente, che è normale. Io voglio che tu non muoia come uomo, come donna. Io voglio un uomo vivo, non rimbambito. Io voglio una donna viva, non sottomessa. Io voglio un figlio vivo, non ingabbiato dalla paura. E allora che Dio ci aiuti ad avere questo coraggio di rimanere vivi, di non chiuderci, di non aver paura della diversità, come ha fatto Dio. Non ha voluto essere uno, ha voluto essere anche altro. Sono tre, per questo il Dio dell'attenzione. Sono tre, per questo ha così tanto amore. Sono tre, per dirci quante facce alla verità. Noi siamo polvere, loro sono sguardo. Noi siamo rigidi e chiusi, loro sono vento. Noi distruggiamo, loro creano. O Dio, al di là della gente ti cerco. Non nel tuo nome se lo dicono, non nella tua immagine se la dipingono, al di là, più in là, oltre me, sull'altra riva. Nel nome del primo che soffiò vita nella polvere, nel nome del secondo che ci ha perdonato piangendo, nel nome del terzo che ci ha rialzato e riportato in vita, vi dono questa benedizione. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio ottenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, per amare la vita, per amare le persone che avete accanto ogni giorno con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace e buon viaggio. Della vita volerò.
città.